giusto? Ciao, benvenuta. Ciao, grazie. Sì, oiku è giusta. Oiku è giusta. Guarda, ti faccio già dire e spoilerare la curiosità. Oiku che significa? Favola, meraviglioso, favola. Vedi che i nomi, dicevamo anche prima, i nomi stranieri hanno un significato che è meraviglioso. Ah sì, è molto bello, straniera, perché ovviamente dal nome si capisce, perché viene dalla Turchia, nata in Turchia. Esatto, viene dalla Turchia e la... Come dici la località? Smirne. Noi abbiamo un tipo di vodka che si chiama Smirnoff, però magari si assomiglia. Sì, ti chiediamo di avvicinarti leggermente al microfono, perché tutti noi vogliamo sentire la tua voce prima, così poi cantando. Allora, dalla Turchia, e la domanda principale è: perché dalla Turchia sei venuta in Italia? Per studiare la musica. Per studiare la musica. Raccontaci un po', cioè, innanzitutto, già da piccola... diciamo che sei cresciuta con la musica, no? Sì, sempre. E poi hai detto, vabbè, dove andiamo a studiare musica? In Italia. In Italia perché questa decisione dell'Italia? Perché l'Italia proprio ha fatto nascere la musica, secondo me. Molto importante per la musica e poi per vivere anche, perché assomiglia anche a Smirne, diciamo, che è sul mare Egeo, Mediterraneo. Certo. Quindi anche come stile di vita, però... soprattutto per studiare musica in conservatorio. Il conservatorio di dove? Che sei studiato? Uno dei più famosi e comunque prestigiosi comunque anche a livello italiano. Però il conservatorio non fai musica classica, almeno da quanto... Anche. Fai anche musica classica, sì. Ma noi non ci andremo ad ascoltare musica classica, immagino. No, infatti ci andremo ad ascoltare il suo primo pezzo, diciamo, che presenterà per il suo nuovo album, nel senso che un album l'ha già fatto all'interno di uno studio, appunto, al conservatorio, e sta preparando un qualche cosa per il futuro. E questo pezzo, per il momento, è quello che è uscito fino ad ora. Già uscirà un altro pezzo a breve, ma magari poi ce lo faremo raccontare meglio da lei. Il pezzo si intitola God the Locks, e quindi direi che ce lo potremmo anche ascoltare. Direi che allora noi intanto pensa bene, perché dopo ti chiediamo qualche curiosità in più su il prossimo pezzo, che è appunto l'autrice, nonché compositrice, nonché la cantante, è Oiku, con, se vuoi annunciare il pezzo, dillo tu il titolo. God the Locks. Che bell'inglese.